queste attività nel predisponendo il piano del parco. Io darei la parola al Cristina, vuoi fare un saluto o lo fai dopo? No, non sono qui in veste istituzionale. Va bene, ma comunque quello è un marchio. Penso che ormai io ti ringrazio per il saluto, ricambio. Penso che siamo tutti interessati un po' a conoscere nello specifico le possibilità che ci vengono offerte dall'imprenditore che investe sul nostro territorio. Pertanto lascio la parola subito immediatamente all'imprenditore. Grazie, abbiamo tutti. Mi presento per chi non mi conosce, io sono un farmacista che da ormai 25 anni lavora fuori da questo territorio, anche se molto legato a questo territorio perché ci sono nato e quindi ci ritorno volentieri, e ci sono ritornato qualche anno fa per avviare un'attività imprenditoriale importante secondo me. Quindi sono 25 anni, faccio una piccola premessa iniziale, sono 25 anni che lavoro nel settore del vento officinale, quindi sono un farmacista che ha fatto un po' tutto il percorso. Con Domenico ci siamo appunto visti un po' di tempo fa, stiamo cercando di portare avanti questo discorso di filiera che per me è fondamentalmente importante. La Eura è un'azienda che lavora, trasforma vento officinali. La Evra è una realtà di un gruppo di aziende che sono collocate a Nord Italia, quindi da lì anche l'importanza. Quindi l'obiettivo appunto è di dire non facciamo la solita cattedrale del deserto, ho fatto una scelta imprenditoriale di spostare una parte della produzione in quella Uria con l'obiettivo di cercare di coinvolgere delle attività locali. Cioè, come giustamente diceva il sindaco di Rotonda, è vero quello che c'è un problema legato alle piante officinali, cioè nel senso che fino a qualche anno fa le piante officinali erano viste come qualcosa di si va all'estero perché costano meno, è vero, cioè noi le piante di olivo le importiamo, cioè le foglie di olivo dalla Tunisia perché costano meno, è anche vero che la qualità è completamente differente, è anche vero una cosa, negli ultimi tre anni la comunità europea si è mossa in maniera impressionante e anche noi operatori del settore su questo settore perché arrivano dall'estero prodotti di una scadenza inaudita, cioè ricchi di pesticidi, ricchi di metalli pesanti, quindi alla fine c'è un problema di allarme sanitario impressionante, noi operatori siamo un po', quindi sono contento di dirlo, contenti di pagare dei prezzi più alti perché si fa fatica a trovare delle materie prime di qualità eccellenti, perché poi ricade sul prodotto finale, cioè quando tu utilizzi una materia prima che ha ricca di pesticidi, solventi, residui, ti ritrovi su un prodotto finale che in realtà non è un prodotto che non potresti vendere e quindi oltre a non poter vendere rischi di creare dell'allarme sociale, cioè di creare dei problemi delle persone, quindi siccome l'obiettivo è quello di prima di tutto, le piante ufficiali hanno uno scopo chiaramente curativo, ma l'obiettivo è anche quello di non creare problemi, quindi è chiaro che per noi è molto importante, per il settore è molto importante arrivare a trovare delle materie prime di qualità. Anche perché si sta verificando in questo settore, come si è verificato un po' vent'anni fa nella comunità europea di sorso del vino. Cioè prima non si guardava, non si poneva nessuna attenzione a dove arrivava la materia prima. Prima il vino veniva fatto, si etichettava vino, punto e basta. Adesso chiaramente l'importanza della provenienza anche del vino è fondamentale, cioè l'origine da dove arriva l'uva, la stessa cosa sta succedendo nelle piante officinali, cioè è importante che nei prodotti finiti che trovate in giro in farmacia, in erboristeria, non è tanto, c'è frutto anche di un'attenta valutazione di quella che è la materia prima originale. Per cui partendo da una buona materia prima si può ottenere un ottimo prodotto finito e devo dire che questa attenzione soprattutto in Italia c'è. Io vado un po' veloce perché quindi la prima parte diciamo si vorrei un pochino spiegare chi è la Eura, giustamente se no qui sembra anche il nome sembra un nome di donna, qualcuno dice ma dovrebbe tirato fuori, in realtà Eura sta per estratti vegetali e ricerca applicata, cioè un'azienda creata qualche anno fa con l'obiettivo, cioè in realtà diciamo così, la produzione è avviata recentemente però con l'obiettivo di lavorare e trasformare le piante officinali, ma non solo,
ci offrire anche un punto di riferimento, di studio, di ricerca su in questo settore. In questo momento il nostro scopo è quello appunto di lavorare queste piante, cerchiamo, non con l'aiuto perché non è quello, cerchiamo appunto di rivolgerci e di creare un piccolo indotto intorno per dire se fino adesso le materie prime le importiamo dall'estero, ma perché non possiamo creare e cercare di vedere intorno, di valorizzare il territorio. E quindi ci rivolgiamo a chi in questo momento vuole con noi portare avanti un progetto industriale cercando di coltivare in loco piante officinali. Il discorso quindi qual è? Dalla pianta all'estratto al prodotto finito, cioè nel senso, come vedete lì c'è una pianta, sono le piante, ci sono degli estratti che è una prima parte di lavorazione, c'è il prodotto finito. Lo stabilimento di Lauria in realtà fa questo, cioè nel senso che ha una filiera completa, arriva la materia prima, quindi la pianta, viene trasformata, si ottiene un primo semilavorato che viene, può essere venduto così come tale oppure si ottiene un prodotto finito. Credo che il prodotto finito sono prodotti che vanno in farmacia, vanno in erboristeria, cioè quando prima si diceva le piante officinali sono prodotto poco, in realtà non è così. Considerate che il 40% dei farmaci che ci sono attualmente in commercio derivano hanno un'origine vegetale. Ci sono dei prodotti, faccio un esempio, i prodotti per il fegato, i prodotti protettori, che sono esclusivamente a base di cardomariano, cioè non c'è materia di sintesi che tenga. I prodotti per il cuore sono tutti su base vegetale, ma potrei andare avanti così. Quindi in realtà poi giustamente l'industria chimica cosa ha fatto? Ha preso quello che la natura dava e ha fatto un prodotto che costa meno, questo è un po' il succo. Però fondamentalmente devo dire che c'è una rivoluzione enorme del mondo vegetale semplicemente perché si sta riscoprendo che quello che ha fatto la natura in secoli in realtà l'uomo non riesce a farlo in pochi anni, e per fortuna, cioè nel senso che la pianta riesce, prima ha citato, devo dire che il sindaco di Rotonda su questo è preparatissimo, ha citato l'ipericum viene usato ancora ad oggi come antidepressivo, cioè una delle piante più importanti in Europa e soprattutto negli Stati Uniti come antidepressivo, si ottiene dall'ipericum perforato, si ottiene delle sostanze, si chiamano perforina e pericina, che vengono usate per curare la depressione. C'è stata un'azienda americana, l'azienda del Prozac, se c'è qualcuno che conosce questo prodotto, che siccome appunto i prodotti a base di ipericum stavano creando grossi problemi a questa azienda, questa azienda multinazionale si è mossa e devo dire che ha bloccato un po' l'espansione di questo prodotto. Giusto per dire che le piante officinali sono effettivamente un patrimonio e una potenzialità enorme. Vado avanti semplicemente per dire che quindi lo strumento di Lauria è un'area, sono giusto un'area di 4.000 metri, lì vengono fatti sia la produzione di estratti vegetali, quindi polveri, molli, granulati liquidi, sia prodotti finiti, cioè sia integratori. Il termine di integratore è un termine abbastanza così generico che caratterizza una serie di prodotti che in realtà non sono né farmaco né alimento, è una via di mezzo, però sono quelli che attualmente vengono venduti maggiormente in farmacia e in polisteria, quindi che però, diciamo sì, hanno una finalità salutistica, non curativa, però è semplicemente un termine, è così, una trovata italiana per classificare in qualche modo, però fondamentalmente hanno un effetto curativo realisticamente. Quindi ritornando al discorso dello stabilimento, questo che vedete è il reparto di estrazione, come dicevamo, questo che interessa il discorso delle piante, ha una capacità giornaliera di circa 10 quintali. Io uso il termine tonnellate e sono circa 1000 kg, parliamo di 1000 kg di pianta secca, quindi la fase di lavorazione si divide in una fase di estrazione, una fase di filtrazione e una fase di concentrazione ed essiccamento, cioè, quindi all'interno di questo stabilimento viene fatto tutta la filiera, però c'è un reparto dedicato agli integratori, cioè nel senso che se magari cioè lì ci sono dei campioni, no? Dove un primo pezzo finisce con l'estratto, dopodiché c'è un secondo pezzo che finisce col prodotto finito, quindi in questo reparto vengono fatti i prodotti finiti. Se qualcuno guarda, se c'è una notizia, c'è stato 2 settimane fa la pubblicità dei centri Messeghe dove pubblicizzava le tisane, ecco, sono quelle tisane che vengono prodotte a Lauria completamente, cioè vengono fatte sia la parte estrattiva sia la parte di confezionamento viene fatta a Lauria.
quindi sulla confezione compare stabilimento grado di lavoro, quindi sia in Italia sia all'estero questo prodotto viene distribuito. Qui vabbè, come dicevo prima, non c'è soltanto la parte produttiva, c'è un laboratorio vero e proprio dove chi conosce cos'è un HPLC, cos'è un gas cromatografo, è un laboratorio attrezzato sia come parte chimica sia come parte microbiologica. Come dicevo prima, lo stabilimento di Lauria in realtà non è così staccato, cioè nel senso è collegato con una parte più commerciale legata al nord Italia. In realtà fanno parte di questo gruppo, oltre che appunto l'azienda di Lauria, altre praticamente quattro aziende, di cui una è la Sleba, che in realtà commercializza prodotti integratori, quindi fa, diciamo sì, il primo pezzo della catena, riceve i clienti, formula il prodotto, fa delle piccole produzioni, attualmente gran parte della produzione avviene lì, piano piano di media di spostarla qui a Lauria, e quindi c'è il primo contatto. C'è una seconda azienda che si occupa dei prodotti, delle materie prime, e c'è una terza azienda invece che vende a marchio, cioè significa che in farmacia nel Polistire si trova il marchio in Puglia dove vendiamo a marchio i prodotti che facciamo. Giusto per darvi un'idea, adesso la Evra è quella, quel pezzettino verde, cioè nel senso che in termini di fatturati è quello che, giusto per darvi un'idea, cioè quello che sta crescendo, cioè adesso è uno spicchio molto piccolo di tutto il fatturato del gruppo, in realtà si spera che nel corso di qualche anno possa aumentare questo fatturato, quindi significa occupare più gente rispetto a quelli che attualmente sono presenti. Il management, cioè, significa che pur essendo quattro aziende con un numero complessivo di 40 persone, tutti un po' fanno riferimento alla persona che vi sta parlando, anche se ci sono delle altre persone, quindi parlano a nome anche non soltanto di Evra, ma non di Sveva, di NBA e di Lemburgo, che sono le quattro aziende, che sono tutti di prodotti vegetali. La prima parte quindi è una parte, diciamo così, descrittiva, di spiegare un attimino chi è la Evra. C'è una seconda parte in cui vado un pochino, forse una parte che interessa un pochino più a voi. Mi scuserete se non sono un ottimo oratore, perché non sono abituato a... Cioè qui giustamente prima si parlava di piante officinali, piante aromatiche eccetera, c'è una differenza abbastanza sostanziale, cioè, la pianta officinale è una pianta dove, come dicevo, si intendono le parti della pianta, quindi non è tutta la pianta, è una parte della pianta detta cosiddetto organo, che hanno, cioè la parte della pianta che possiede determinati principi attivi e che quindi svolge un'attività vera e propria terapeutica. Le piante aromatiche invece sono quelle piante che vengono usate, puramente i principi attivi vengono usati chiaramente per scopi culinari. È vero che una distinzione netta non c'è, cioè, faccio un esempio, il rosmarino è un ottimo antiossidante, noi lo usiamo salvia, sono degli ottimi antiossidanti, come sanno tutti i prodotti per come anti-invecchiamento, quindi sono veramente dei prodotti che vengono usati a scopo curativo, ma sono anche degli ottimi prodotti aromatici, quindi non c'è una definizione netta, cioè molte piante sono sia l'uno che l'altro. Quello che dicevo prima, la cosa importante è che quando si parla appunto di attività legata a una parte della pianta, la cosiddetta droga, è un termine che non deve spaventare, droga si intende la parte della pianta che è attività terapeutica, quindi non sempre è tutta la pianta, faccio un esempio, nel caso della valeriana, non so se è la radice, c'è cioè la parte sottostante, che ha un'attività calmante e sedativa, nel caso della malva, qui c'è un piccolo errore, sono le foglie e i fiori, quindi la parte apicale, che ha un'attività antinfiammatoria, nel caso della